qualcuno in piena qui ragazzi. Hola, buongiorno. Buongiorno cari amici. Si sente che sto tappato col naso? Tutta quell'acqua di ieri non ha giovato al mio raffreddore. Anzi, siamo fermi in un'area di sosta, un'area di servizio. Dobbiamo passare la notte qua. Il GPL sulle vetture te lo puoi far da solo. 1,069 euro, che non è poco, Vedete il cielo ragazzi, è tutto nuvolo. Mamma fa? Trepassiamo l'autostrada per andare dall'altra parte a vedere l'autogrill che sta di là, perché questo è piccolino, vedete? Il ponte di legno. Però sì, no, io ho detto prima che siamo in Norvegia, in Spagna, ad agosto, col giaccone. Ve lo fa vedere. Tante volte passate da ste parti, ragazzi miei, che se dovete andare in bagno, qui c'è proprio Los Cartellos che dovete prima consumare, altrimenti niente bagno. Guardate, capito? Perciò se dovete andare in bagno, passate da ste parti, ricordatevi che però dovete consumare, portatevi i soldi spicci in tasca, se no non vi mandano al bagno. The next step è andata al paese. Andiamo a vedere. Hola, buenos días. Gracias. No, adiós. E pensare ragazzi che dovevo venire a Lidl in Spagna per trovare i spaghetti alla carbonara pronti. Non so che c'è stato dentro. Pennetta bolognese. Tutti i pasti pronti. Hola amici, vi volevo mostrare un attimino, così visto che sto facendo i test, quelli che vi ho detto, no? Dopo il video che ho fatto della costruzione dei Freedom per quanto riguarda l'impianto elettrico, no? Per farvi capire un attimo com'è la situazione, adesso vi faccio vedere lo screenshot del telefono dove controllo le batterie, lo stato delle batterie. Allora, la giornata è quella che è. Considerate che abbiamo il frigorifero acceso, qualche luce, abbiamo usato un po' di corrente per caricare batterie e caricatori a 220, parlo, proprio per caricare le batterie delle sigarette elettroniche, dell'action cam. Vabbè, comunque che la giornata è così. Guardate, la vedete? Si capisce? Completamente cupa e piove tanto per cambiare, ma non c'è il sole, manco se trovi uno scorcio di sole, niente, zero. Siamo fermi in un parcheggio che ci stiamo facendo due fettuccine al sugo con ragù. Però quello che vi volevo dire è che con questa pioggia e questo tempo qua, il pannello solare che sta sul tetto riesce a caricare oltre quello che stiamo consumando. E questo è lo screenshot, batteria al 100%, come potete vedere. Il pannello sta erogando oltre quello che stiamo consumando 36 watt, cioè 2 ampere e 67. Vabbè, magari per voi non è chiara la cosa, però questo dato 37 38, considerate che se io copro il pannello solare, questo mi scende a 126 128 meno watt, cioè l'assorbimento che noi stiamo utilizzando adesso. E quindi significa che praticamente oltre quello che stiamo consumando, il pannello, nonostante non ci sia il sole, sta producendo corrente, quindi sta caricando le batterie a 38 watt senza sole. Ecco, questo per farvi rendere conto, diciamo, della ricerca che ho fatto nel progettarlo, che mi serviva qualcosa di simile, cioè nel senso che non solo sotto al sole che picchia. Questo significa anche che d'inverno, in teoria, che abbiamo questa luminosità, questo tempo, tecnicamente dovrei comunque riuscire a caricare le batterie. I pannelletti un po' più piccoli, io perché ho guardato forum, ho cercato,
ho visto che praticamente purtroppo non ce la fanno. Quindi questo che ho messo, che è un pannello da 400 watt come avevo detto, è un pannello da abitazione. Non credevo che ci avesse sta riuscita, sinceramente. Sì, pensavo che caricasse bene secondo i calcoli che avevo fatto, non essendo del mestiere. Però vi posso dire che adesso, oggi, con questa giornata qua, non ci avrei proprio sperato che riusciva a darmi corrente e a caricare le batterie e a sostenere tutto quello che io stavo assorbendo ora, al momento. E invece, ragazzi, devo dire che sta funzionando benissimo. Siamo staccati dalla corrente da ormai 12 giorni. Però partendo da casa non ho mai più collegato la spina elettrica di rete fuori. In nessun punto, qua in nessun posto. Quindi sempre in libera, praticamente, totalmente in libera. E tra, diciamo, un po' dei viaggi, ovviamente si ricarica pure col motore, eh. Però vi posso dire che non siamo rimasti a terra per adesso mai con le batterie. Nonostante il frigo è acceso H24, l'inverter è acceso H24 e batterie varie da caricare, macchinette fotografiche, che ne so, cellulari. Stiamo utilizzando, insomma, la corrente che ci serve, senza sprecarla, ovviamente, perché sprecarla. Però le batterie stanno sempre, ecco, massimo che scendono durante la notte, perché ovviamente non c'è proprio sole, non c'è proprio luce, scendono del 10%, 12%. Qua la televisione, poi, perché la sera adesso ci stiamo vedendo un film, magari, quindi pure la televisione assorbe e ci abbiamo la chiavetta, quella del Fire Stick di Amazon, che ci consente di vedere i canali, no? Ma nonostante questo, la mattina, come comincia a rifar luce, il pannello comincia a produrre corrente. Ottimo, direi. Quindi ti rende autonomo come volevamo noi, è quello che cercavamo. Per di più, adesso ho potuto testare bene che durante questa giornata super coperta, super piovosa, il pannello fa il suo dovere. È buona cosa. Considerate che st'inverno, per esempio, quando ci saranno ste giornate così, il frigorifero comunque ce l'hai, magari lo abbassi un po', non lo tieni un po' più come adesso perché faceva più caldo, però ci avrai magari un cinebasto, che sarebbe riscaldatore a gasolio, che comunque consuma un 0,5-0,6 ampere, ho letto, e quindi è un niente. In pratica dovremmo essere comunque autonomi anche d'inverno, cosa ottima, cosa buona per quello che cercavamo noi, ok? Era una piccola parentesi per farvi capire un attimo come era fatto l'impianto e come stava rendendo. Boh, tra poco vi faccio vedere le fettuccine. Ditemi se vi piacciono, se stanno a venire bene. Vi faccio vedere un po' il sughetto che stiamo preparando. C'avevamo della carne che avevamo comprato ieri, che non avevamo cucinato. Buono. Non so che mi ha fatto assaggiarmi via perché non l'ho visto, però è buono. La carne. Quella che stavi a diretta. Scusate, state lì, Per muovere, vi faccio vedere. Ecco, vedete, ragazzi. Stiamo preparando una specie di soffritto per il sugo delle fettuccine che avremmo dovuto preparare in loco, e cioè sul tavolo, ma tra una cosa e l'altra non ci abbiamo mai avuto il tempo. Voi non ci crederete, stavamo in vacanza e dici trovi il tempo per farle, no, che c'è sta la grande che ha detto papà le faccio io le fettuccine. Però effettivamente tra la pioggia, tra dormi, tra viaggia, tra scendi, tra sali, non ci abbiamo avuto il tempo di farle. E allora ho detto, sai che c'è, visto che non abbiamo il tempo, che famo, non se le mangiamo? Abbiamo comprate tagliatelle all'uovo della Lidl spagnola. Ma vediamo un po' come so. Abbiamo preso questi, abbiamo preso questi per provarli. Non so se qualcuno di voi li ha già assaggiati, a noi ci fanno un po' impressione, però siamo curiosi. E poi come facevo a dirvi se sono buone o non sono buone se non li assaggiavo? Delicias del mar. Dovrebbero essere delle anguille microscopiche. Vabbè, so che magari qualcuno di voi dirà, ma che è sta schifezza, ma che avete preso? Capace. Poi abbiamo preso questi che ci facciamo stasera, vedete, col 30% di sconto perché stanno in scadenza. Ma noi spesse volte andiamo a prendere queste cose anche per non mandarle sprecate, perché il prezzo è buono, perché comunque sono frutti del mare, insomma, peccato. E poi abbiamo preso questi qua, che pure questi sono dei wrap la santina, tipo quelli del Mac. Questo è jamon e quello il sauce, quindi ci dovrebbe essere prosciutto e formaggio. Qui pollo e formaggio, a chi c'è jamon e serrano, quindi prosciutto serrano, e a chi jamon e bec e... Oh, ma fate prima di andare in giro. E poi qui abbiamo pachino, tomate e cherry del pomodoro, insalatao, quello è brasileo, insalata, e non manca mai questa che è la Monster, una delle tante che non so dove hanno messo, ma vi voglio far vedere che ce n'avevamo una ventina. Fai vedere un attimo, i nostri amici qua dove stanno. Vabbè, qui ci sono le altre, altri modelli, ma qua dentro
qua dentro ci stanno quelle consumate che mia figlia si sta riportando a casa, perché già ce n'erano altre quarantine a casa. Questi sono tutti i modelli che difficilmente in Italia troviamo, oppure qui abbiamo trovato con più facilità, ecco. E quindi questa se la dorme. Ib, saluta un po' i nostri amici. Che è qua la faccia? Pare che te stiamo a maltrattare. Lo sai che deve farsi il bagno? Tu no. Ecco. Poi ve lo spiego, perché ha sentito che mo fra poco gli dobbiamo fare la doccia. E lei quando sente sta cosa, doccia, bagno, cambia faccia, sembra un cane bastonato. No, ma fa il bagno, dai, ma fa la doccia. Guarda, guarda. Dai. Guarda. Tanto un po' scappato. 2 metri e mezzo di casa. Eh no, se deve stare qua con noi ogni tanto una doccia sale fa pure lei, eh. Se no io ho detto alle codiere al paraurti la faccio venire a piedi. Vi volevo augurare un buon pranzo. Sono adesso 15.08. Comunque noi siamo pronti. E cominciamo sta avventura. Già. Che fai, una passeggiata sotto l'acqua, quanta la fai? E ci sono delle piante particolari, forse che crescono solo qua. Sapevo di una melodia che Davide cantava a Dio, ma sai che non conta, passando per un fa e non so, la tonica, l'armonica, il re pentito scrisse alleluia, 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 alleluia. Forse c'è un Dio sopra di noi, per quello che sappiamo poi, non so nemmeno come si pronuncia, ma lucido.